Ok, buonasera, siamo qui per questo evento che era largamente da noi atteso, l'abbiamo molto pubblicizzato perché per noi è un momento insomma, abbastanza importante, anche perché si tratta di un tentativo di parlare di letteratura in una maniera, se vogliamo, anche un pochino diversa rispetto a quello che normalmente facciamo a scuola. Abbiamo qui con noi Nicola Lajoia, che è a mio avviso una delle voci sicuramente più rappresentative della letteratura italiana contemporanea. In realtà mi piace molto, insomma, come scrive, ma questo va da sé, non lo dico per piaggeria. Do subito fine ai convenevoli e ai saluti. Passo la parola alla nostra dirigente scolastica, la dottoressa Sabrina Zottola, per un breve saluto a tutti noi e al pubblico che ci sta seguendo su Facebook. Ecco, prego. Salve, buonasera, un ringraziamento a voi tutti per la disponibilità resa ai ragazzi dell'Istituto Carducci Porta Facinotti di Piombino. Concludo citando una frase di Giacomo Leopardi sul piacere della lettura: un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici. Grazie di nuovo. Michele, scusami, ti faccio una domanda tecnica, no? Come faccio a togliermi dal centro e a dare la voce a voi, che tu sei Devi musicistamente. muovere le icone in Devo basso, ci muovere sono. le icone in basso, devo trascinare, perfetto. Allora do la parola a te, Michele, così ho capito subito Tutto come questo per fare. mettermi in mezzo. Perché non sono una nativa digitale, però imparo subito, come vedi, insomma. Allora, Prego. io brevemente ringrazio innanzitutto Nicola Lajoia a nome dell'Associazione Assaggia Libri che ha curato, diciamo, la parte di contatto grazie all'ufficio stampa Einaudi che è sempre splendido nell'accoglienza e soprattutto insomma ci ha potuto permettere questo incontro. E sono molto contento a nome dell'associazione perché questo è il primo incontro che facciamo con gli studenti, quindi noi Assaggia Libri in questa occasione ci terremo, diciamo, nelle retrovie perché è proprio nostro interesse sentire la voce degli studenti, sentire come hanno metabolizzato questo libro, che insomma non è un libro facile, insomma, con il quale entrare in contatto. Quindi io l'ho vissuta da genitore e anche insomma, da lettore questa esperienza. Poi tra l'altro conosco anche uno dei personaggi di questo libro e quindi ho avuto anche modo insomma, di avere chiaro che si stava parlando veramente di una realtà che era così vicina anche a me. E Nicola Lajoia ha fatto, diciamo, un lavoro estremamente accurato e ci ha restituito appunto uno scenario estremamente duro, estremamente cupo, ci ha portato in mezzo al vortice e poi ci ha lasciato anche un po' lì in balia di tutti questi eventi che si sono svolti in questa maniera così violenta. Quindi rapidamente appunto questo è il mio personale ringraziamento anche per aver scritto questo libro perché appunto l'ho trovato estremamente interessante, insomma, a prescindere poi anche dal punto di vista proprio di come è stato costruito, di come è stato lavorato, di come è stato scritto, quindi non solo legato appunto al semplice fatto di cronaca, ma anche proprio tutto il lavoro di ricerca, di ricostruzione che è stato fatto da Nicola Lajoia. E ora lascio la parola, insomma, a chi verrà dopo di me, non lo so, e grazie ancora a nome di tutta l'associazione Assaggia Libri. Allora, do subito la parola a Nicola Lajoia. Voglio dire solo una cosa, riallacciandomi anche a quello che ha detto Michele Paoletti. So che forse da parte nostra, per certi aspetti, è stato un azzardo anche proporre questo libro. Io proprio oggi pomeriggio parlavo con una mia alunna che ha detto che, insomma, in qualche modo mi ha fatto capire che la lettura, un'alunna molto giovane, di terza peraltro, la lettura di questo libro l'ha veramente in qualche modo toccata, turbata, l'ha fatta quasi stare male, no?
ciò nonostante, io questa scelta l'ho fatta a ragion veduta perché, almeno dal mio punto di vista, è bene sottolineare il fatto che la letteratura non deve essere qualcosa di consolatorio o di moraleggiante, come talvolta forse tendiamo a presentarla a scuola, ma deve essere piuttosto qualcosa che suscita problemi, che turba, che perturba e che, come dire, suggerisce molte più domande di quante risposte possa dare. Ecco, vorrei dire questo, ecco, vorrei, diciamo, difendere questo ruolo della letteratura, che per me almeno è molto importante. Detto questo, io do subito la parola a Nicola La Gioia, perché, ecco, introduca lui come vuole e come pensa che sia opportuno il suo libro, e subito dopo lasciamo spazio ai ragazzi che sono in attesa nel backstage per le loro domande. Allora, cosa posso dire? Ma non so quanto, tanto il libro l'avete letto, quindi sapete un po' di che cosa parla. È stata la prima volta che io ho rinunciato alla finzione per scrivere un libro, perché appunto questa è un'opera letteraria, ma non è un'opera di finzione. Ed è effettivamente un'opera letteraria che prova a stringersi intorno alla realtà, anche perché, insomma, la nostra tradizione letteraria è piena di casi del genere, no? Se voi pensate sin dall'inizio del Novecento, sin dal secolo scorso, di scrittori che rinunciano alla finzione perché ritengono che una determinata realtà possa essere vista, che di quella particolare realtà possa essere catturato qualcosa soltanto dall'occhio dello scrittore, che magari sfugge all'occhio del saggista, dello storico, dell'antropologo. Pensate che, ne so, a Cristo si è fermato ad Euli, che cos'è? Non è un romanzo di fantasia, non è un romanzo, è un'opera letteraria che si stringe intorno alla realtà. Pensate a Primo Levi, poi, no? Se questo è un uomo, che cos'è? Purtroppo non è un romanzo di finzione, non è un'opera di finzione letteraria, ma appunto si stringe intorno a qualcosa di terribile per provare neanche a dargli un senso, ma come diceva appunto prima Lorenza, per provare, insomma, ecco, per sollevare almeno le domande giuste intorno a ciò che sembra altrimenti incomprensibile, o allo Sciascia quando della scomparsa di Maioramo o della Fermoro, o alcuni racconti di Anna Maria Ortese nel Mare non bagna Napoli, così via. Insomma, abbiamo un'antica tradizione che si occupa anche di questo tipo di letteratura. Per me è stata la prima volta, è stata un'esperienza abbastanza intensa, soprattutto nella prima parte, cioè quella della raccolta del materiale, che ha significato non soltanto raccogliere documenti, testimonianze, fonti, ma anche andare a parlare con le persone che erano state in qualche modo travolte da questo caso. Appunto, Michele diceva che ne conosce uno in particolare, ma insomma, ma anche addirittura c'erano, come io racconto nel libro, delle conoscenze virtuali, cioè i gradi di separazione sono pochi. Io avevo 3-4 amici in comune con Marco Prato, per esempio, ho scoperto quando sono andato su Facebook, sul suo profilo, quando era ancora vivo, tra l'altro, che è stato all'inizio, cioè, quando io ho cominciato a occuparmi di questo caso. Nonostante appunto la difficoltà, perché non è facile, se non sei un giornalista, e non sono un giornalista, i giornalisti hanno l'abitudine di andare a intervistare le persone a cui sono successe cose eccezionali, nel male e nel bene, per ottenere la testimonianza, e io questa abitudine non ce l'avevo, quindi ho dovuto in qualche modo rompere una barriera in me che mi rendeva più difficoltosa questa cosa qui, soprattutto perché con le persone con cui ho parlato, cioè, non era sufficiente strappare 2-3 battute su quello che era successo, ma bisognava parlarci anche più di una volta, e anche appunto in maniera prolungata nel tempo. Poi c'è stata la fase di scrittura, quindi in questo caso in maniera differente da come potrebbe essere un libro di finzione, in cui scrivi immediatamente, puoi anche scrivere immediatamente se è un romanzo inventato. Qui invece c'è stata prima una parte della raccolta del materiale e poi un principio di messa a fuoco attraverso la scrittura. La scrittura, da questo punto di vista,
mi ha allontanato dal fatto, cioè bisognava prendere le distanze a un certo punto, da, come quando tu se vedi una cosa troppo vicina non la metti a fuoco, c'è bisogno di metterla un po' a distanza. E la scrittura è stata questa presa di distanza in una vicenda in cui io però mi sentivo molto coinvolto, per provare a trasmetterla, a raccontarla agli altri, pur sapendo che tra questi altri, oltre al lettore, essendo un fatto vero, potevano esserci persone toccate, travolte, ferite a morte da questo caso. E poi c'è anche il racconto, oltre che al racconto di una vicenda molto brutta, c'è anche però il racconto di una città. Infatti il libro non si intitola Il caso Varane, si intitola La città dei vivi, che sarebbe in questo caso Roma, con un titolo che è volutamente ambiguo, perché La città dei vivi è un titolo che sembra un titolo solare, ma non lo è. Sembra un titolo solare perché sembrava, no, quasi La città del sole di Campanella, però non appena finisci di recitartelo in bocca, a fior di labbra, La città dei vivi, c'è subito, avverti subito un senso di minaccia, perché è quel dei vivi che implica che ci sia anche un'altra città. Se c'è La città dei vivi, c'è anche La città dei morti. Se c'è La città solare, c'è anche una città notturna e sotterranea, che nel caso di Roma, o almeno nel caso di Roma raccontata da questo libro, perché poi ognuno dei luoghi o anche di un determinato tempo, pur avendo delle cose oggettive, però poi è anche il tuo sentimento di quel luogo lì, questo, come dire, era inevitabile, che quindi appunto nella mia esperienza, nel mio sentimento di Roma, queste due città non sono separate in maniera netta, ma sono questi aspetti, quello notturno, quello diurno, quello solare, quello octonio, si potrebbe dire, sono continuamente mescolati fra di loro. Non si sa che cosa sta sopra e che cosa sta sotto. Il sottosopra, direbbero gli amanti di Stranger Things. Niente, io non so se questo può valere come introduzione, non vi sto a raccontare il fatto, perché appunto il libro lo conoscete, però sono a vostra disposizione per provare a rispondere alle vostre domande. Vai Claudia, allora Claudia parte per prima, vai. Allora, innanzitutto no, io volevo dire che sono, cioè, davvero entusiasta di aver potuto partecipare a questa attività, perché ho davvero, insomma, apprezzato il suo romanzo. E infatti la domanda che le vorrei fare è: con quale metodo è riuscito a realizzare la trasformazione di un fatto di cronaca in un romanzo senza perdere l'essenza di quello che poi è il fatto che è avvenuto effettivamente? Beh, come dicevo prima, insomma, c'è stato un grande lavoro di raccolta dati, che sono dati sono fonti diverse, cioè alcune fonti sono fonti scritte, per esempio gli atti processuali, dove ci sono appunto tutte le varie sommarie informazioni, gli interrogatori, gli imputati e così via. E poi ci sono però i dati raccolti di prima mano, cioè le interviste, per esempio, i dialoghi con le persone che, come dicevo, hanno fatto parte del caso, che possono essere i parenti dei ragazzi coinvolti, o nel caso di Manuel Foffo, per esempio, ha avuto un rapporto epistolare di un paio d'anni mentre lui era in carcere. Io andavo a incrociare tutti questi elementi e magari cercavo anche di avere di uno stesso fatto di diverse versioni, per esempio di Manuel Foffo che confessa al papà l'omicidio in macchina mentre vanno a Bagnoli del Trigno in Molise al funerale dello zio. Avevo la versione di Manuel Foffo, la versione di Walter Foffo, cioè suo padre, la versione di Roberto, il figlio, la versione della mamma, e poi la versione dell'avvocato, e poi la versione dei carabinieri. Li metti tutti quanti insieme, a parte che ognuno ti dà un dettaglio in più, però poi dall'intersezione dei punti di sovrapposizione, diciamo così, delle varie testimonianze e da quello che è successo, capisci se una determinata fonte è fededegna o meno. E poi ovviamente però devi anche, cioè, c'è anche un po' tutto questo materiale, passa però anche attraverso la tua sensibilità, attraverso la tua emotività, perché, come dire, l'elemento oggettivo, il punto di vista oggettivo assoluto non esiste. Se noi siamo, in questo momento io vedo 5 persone, se andassimo a cena insieme, come purtroppo non si può fare, e assistessimo allo stesso evento, allo stesso fatto, o ascoltassimo qualcuno raccontare, poi ci alzassimo dalla tavola, e ognuno
dovesse dire che cosa ha detto quell'altro, che impressione gli ha fatto, avremmo probabilmente 5 versioni diverse, non in tutto diverse, ma in parte diverse. E quella parte di diversità è data non da quello che oggettivamente è stato detto o fatto, ma da come noi l'abbiamo percepito. E quindi c'è anche questo elemento qui. Tutti quanti insieme fanno il libro. Infatti c'è anche una sezione, fra l'altro, del libro che si intitola Il Coro, no? Quindi dove vengono offerti vari punti di vista su un fatto. C'è questa dimensione, diciamo, corale, no? All'interno del romanzo. Mi sembra un punto... Mi è sembrato un punto significativo questo, insomma, queste voci differenti che si intrecciano e che in qualche modo danno conto di quanto la verità possa essere sfuggente, effettivamente, ammesso che esista una verità sola, in questo caso, insomma, che si possa parlare di verità, dei fatti, insomma. Sì, la verità sfugge sempre, così i poeti riescono a fissarla per un attimo in un verso, ci riescono i poeti, non ci riescono i fotografi, per esempio, tranne quelli che invece hanno un particolare tocco, ci riesce Shanna probabilmente, non tutti i fotografi. E, dicevo, sì, per esempio il coro è due cose in contemporanea, cioè da una parte, come giustamente dicevi, c'è la restituzione di questa coralità, perché ci sono una quarantina di persone che raccontano un fatto che è ovviamente inerente all'omicidio, a volte commentano anche lo stesso fatto, ognuno dal suo punto di vista, e sono delle voci, come dire, del tutto autonome e indipendenti l'una rispetto all'altra, e quindi sembrerebbe che semplicemente l'autore avesse fatto da semplice riproduttore, no, delle voci altrui, ma in realtà quelle voci sono anche montate in un certo modo dall'autore, e lì c'è sicuramente un arbitrio da parte mia, perché a seconda di come le monti, le stesse voci, ottieni un tipo di sfumatura o un altro tipo di sfumatura. Quindi ancora una volta, anche qui c'è una commistione fra ciò che indubitabilmente è stato detto, perché quelle voci non le ho alterate di una virgola, ho corretto i refusi magari, ma non le ho alterate di una virgola, tra ciò che è stato detto, ma come anche viene percepito. E questo è il montaggio di tutte quante le voci, però sì, è vero, indubbiamente è un libro corale, a differenza però per esempio della tragedia greca, dove il coro aveva una funzione di guida, una funzione di chiarificazione, qua invece il coro gioca a confondere anziché a chiarire, ha quasi un andamento centrifugo più che centripeto, però al tempo stesso fa sì che questo libro, o che meglio, i libri come questo contengano in sé, o forse fuori di sé, nel senso di fuori dalla letteratura, contengono anche un elemento rituale, perché se tu riconvochi tutta una serie di voci e gli fai rimettere in scena, riraccontare quello che è successo in maniera diversa ovviamente da come l'hanno vissuta nel momento in cui è successo, stai facendo una specie di, no, di convocazione. Per esempio c'è una scrittrice bravissima che in maniera, devo dire, meritata ha vinto il Nobel per la letteratura, lei è bielorussa, si chiama Svetlana Alexievich, è colei che ha scritto Preghiera per Chernobyl, se qualcuno ha visto un paio di anni fa quella serie in 6 puntate su Chernobyl, è molto bella, quella serie era presa paro paro dal libro di Svetlana Alexievich. Ma che cosa fa Svetlana Alexievich in questo libro così bello? Convoca una serie di persone, cioè intervista decine e decine di persone che avevano avuto a che fare con Chernobyl quando c'era stata, che erano non soltanto le vittime della centrale, ma anche, per esempio, alcuni tecnici che avevano lavorato lì, e però anche lì crea un coro che però è quasi un controcanto rispetto al canto mortifero della centrale, della stupidità umana, della crudeltà umana. Quindi c'è un elemento rituale in questa operazione qui di Svetlana Alexievich, e credo ci sia nei libri che hanno questo approccio qui rispetto alla realtà che provano a raccontare, come nel caso della Città dei Vivi. Giovanni. Dunque, intanto buonasera. La ringrazio di partecipare, per me è un onore poter parlare con lei. E io vorrei sapere come ha fatto a descrivere i due protagonisti della storia, Marco e Manuel, in maniera imparziale,
raccontando la loro interezza senza condannarli, ma neanche giustificandoli o comunque creando un alone di fascino comunque intorno a queste figure. Sì, Giovanni, questa, grazie della domanda, che è una domanda molto opportuna e centrata, secondo me. Sì, da una parte non ha senso creare la fascinazione del male, questa cosa qui avrebbe avuto veramente un sapore voyeuristico. Io ho cercato di evitarlo, e credo, nella maggior parte dei casi, di averlo evitato, perché poi ho cercato di detenermi i fatti quanto più possibile. Però al tempo stesso, dici bene, non c'è neanche il tentativo di farne dei mostri, cioè quelli sono umani. Manuel Foff e Marco Prato sono colpevoli, ma umani, non sono dei mostri. Ci fa comodo non immaginare, come a volte fa la stampa, che siano dei mostri. Perché? Perché se chi commette il male non è un essere umano ma un mostro, allora non ha una testa, due braccia, due gambe come noi, appartiene a un'altra specie, quindi noi di conseguenza non potremo mai fare il male. Mentre noi siamo in grado di compiere il male, non di diventare assassini, perché è davvero improbabile che corriamo questo rischio, per quanto anche Manuel Foffo e Marco Prato non avrebbero mai immaginato che una cosa del genere sarebbe potuto succedere proprio a loro. Però, insomma, senza arrivare a questi estremi, noi di solito ciclicamente ci comportiamo a volte, oltre a comportarci bene, ma ci comportiamo anche male nei confronti delle persone che ci stanno vicino, dei nostri parenti, dei nostri fidanzati, fidanzate, dei nostri colleghi di lavoro e così via. Ma non perché siamo cattivi, perché l'uomo è fatto così, siamo creature contraddittorie, deboli, spaventate, violente, frustrate, quindi capita che facciamo del male agli altri. Certo, non metterlo in conto, cioè non immaginare neanche in teoria di poter essere capaci di fare del male, aumenta le probabilità di farlo senza neanche rendersene conto. Quindi questo è il motivo per cui appunto, e poi ovviamente Marco Prato e Manuel Foffo sono colpevoli senza dubbio, quindi una volta che appurato che sono colpevoli, ecco, non c'è bisogno di doverli in qualche modo processare ulteriormente più di quanto non sia stato fatto. Sono colpevoli, e il fatto di riconoscergli un'umanità non toglie un grammo alla loro colpevolezza, cioè non è che l'attenua, però può servire a capire che cosa è successo. A me ha colpito molto il fatto che lo stesso papà di Luca Varani, che la persona è tra le persone più ferite di questa storia e che quindi ha tutto il diritto, insomma, di essere arrabbiato, come è arrabbiato, deluso, ferito, però molto raramente lui ha definito mostri Marco Prato e Manuel Foffo. Al massimo ha detto si sono comportati come dei mostri, hanno fatto qualcosa di mostruoso, ma non sono dei mostri, sono umani. Mentre al contrario, chi non è stato toccato dal caso, i leoni da tastiera su internet hanno cominciato a dare addosso a Prato, Foffo, in maniera violentissima, dicendo bruciateli nell'acido, bruciateli nell'olio bollente, ammazzateli, eccetera, eccetera, quasi invocando la legge del taglione, che, voglio dire, è qualcosa che ci avrebbe rispedito all'età della pietra, perché, insomma, la civiltà giuridica presume, e lascia presumere che, come dire, che la pena non può essere equivalente all'offesa, perché altrimenti non si tratta di giustizia, si tratta della legge del taglione. Però, come spesso accade, chi non è ferito o colpito da alcuni eventi è sufficientemente superficiale da leggerli in maniera, appunto, tranchant. Chi invece è più colpito ha più occasione, oltre che, insomma, ovviamente sta malissimo, ma di riflettere su quello che è successo, assimilarlo, di rendersi conto. Quindi, ripeto, il fatto che Foffo e Prato abbiano, come tutti quanti noi, una patente di umanità non significa che siano almeno colpevoli, sono entrambe le cose, sia colpevoli che umani. Tommaso Marchioni, prego. Allora, vai. Intanto buonasera, perché comunque vedere, tra virgolette, faccia a faccia il direttore del Salone del Libro di Torino sicuramente non è una cosa che mi succederà tutti i giorni. E io, sempre rimanendo sui personaggi di Manuel Foffo e Marco Prato, le volevo che rispondesse a un mio perché, ecco. Secondo lei, il fatto che comunque delle persone che vivevano una vita abbastanza agiata come Marco e Manuel
cos'è che li ha spinti a, non dico soltanto l'uccisione di, appunto a commettere un omicidio, ecco, ma cos'è che li ha spinti a drogarsi, a magari alla prostituzione che doveva essere quella di Marco Prato, come si diceva in primis, ecco. Secondo lei che cos'è, qual è la molla che ha spinto persone anche agiate, non solo Marco e Manuel, ma anche altri, a commettere ciò, ecco? Questa era la domanda che si faceva anche i carabinieri, no? Nel senso che i carabinieri dicevano, noi siamo abituati, capiamo di più, che ne so, chi nasce in un contesto super disagiato, o chi nasce in un contesto violento, o chi nasce in un contesto poverissimo e ruba, si capisce perché sta rubando, perché è più facile pure per noi carabinieri, dicevano loro, se tu conosci quali sono le motivazioni di chi commette il reato, è più facile riuscire a capire che cosa è successo. Qui non c'è nessun motivo perché loro facciano una cosa del genere, non c'è manco un movente, non c'è nessun vantaggio che Prato e Foffo potessero ottenere nell'ammazzare Luca Varani. Quali sono i motivi, Tommaso? Prima ancora, giustamente, come tu dici, di arrivare all'omicidio, ma perché loro, ed è giusta l'osservazione, perché loro arrivano all'omicidio proprio perché fanno una vita devastante per troppo tempo. Secondo me la fanno perché si consegnano a un tipo colpevole di solitudine. Mi spiego meglio. Marco Prato e Manuel Foffo, io almeno questa è l'impressione che ho ricevuto, potrei sbagliare, però questa è la convinzione che mi sono fatto. Prato e Foffo hanno su due ragazzi, due giovani uomini, anzi, perché due ragazzi, quando commettono l'omicidio, perché hanno quasi 30 anni, che hanno una grandissima difficoltà a distogliersi da se stessi. Pensano sempre a se stessi. Si guardano in continuazione allo specchio. Pensano sempre ai propri guai. Tant'è vero che nominano pochissimo poi dopo averlo ammazzato Luca Varani. Si rendono conto di aver fatto qualcosa di terribile, però si rendono conto soprattutto di essersi rovinati la vita, non di aver rovinato un'altra vita. E quindi si conoscono poco, perché noi per conoscerci hanno una identità molto per costruirci un'identità. Un'identità non ce la costruiamo guardandoci narcisisticamente in continuazione allo specchio. L'identità noi la costruiamo avendo a che fare con gli altri e quindi riconoscendo agli altri un'importanza, riconoscendo agli altri una dignità, riconoscendo agli altri una umanità che è la stessa che riconosciamo a noi, perché noi ci costruiamo un'identità differenziandoci dagli altri, a cui appunto, come dicevo, riconosciamo però anche delle cose in comune rispetto a noi, la dignità, l'umanità e così via. Loro questa operazione mi sembra che non la fanno. Sono addirittura, Marco Prato era stato diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, il che significa che era talmente ossessionato da se stesso da appunto precipitarsi in una specie di solitudine gelida e anaffettiva che alla lunga corrode in qualche modo il tuo nucleo irriducibile, corrode la tua anima, corrode la parte più preziosa di te stesso. Non hanno lavorato bene su di sé, purtroppo. Manuel Foffo, poi certo avevano tutta una serie di guai, problemi. Manuel Foffo aveva questo rapporto così difficile con il papà, non si sentiva abbastanza riconosciuto da suo padre, riteneva che il padre gli avesse preferito suo fratello, che lo avessero messo negli affari di famiglia, quindi si sentiva frustrato da questo punto di vista e sognava dei riscatti grandiosi e anche molto velleitari. Marco Prato a sua volta, anche se a differenza di Foffo non era introverso e malinconico, ma in apparenza era uno continuamente sopra le righe e istrionico, ma in realtà lui diceva, Marco Prato, di nascondere dei grandi buchi affettivi che gli erano stati scavati dal suo rapporto con la madre, che non l'aveva mai anche lì riconosciuto abbastanza quando lui era piccolo. Allora, d'accordo, avevano questi problemi, a tutti quanti noi abbiamo avuto problemi con le nostre famiglie, abbiamo chi più chi meno dovuto lottare per emanciparcene, eccetera, eccetera. Così come anche loro si drogano, ricordano la cocaina, che è una droga insomma abbastanza pericolosa, tosta, insomma se diventi dipendente da cocaina sono guai, però se tutti quelli che si fanno di cocaina poi provano a commettere un omicidio, ci sarebbero migliaia di casi del genere ogni giorno in Italia. Cioè, che cosa voglio dire? Che questi elementi sono tutti quanti importanti e determinanti, ma nessuno da solo spiega quello che è successo.
e il loro intrecciarsi credo che faccia sì che insomma io c'è. Visto che Fulvio ha fatto una domanda, perché hai ritirato la candidatura al primo stile? No, non è che l'ho ritirata, è che non mi sono proprio candidato, cioè proprio ho detto quest'anno non partecipo, ma perché avevo vinto la volta scorsa, io avevo vinto nel 2015 con la Ferocia, con il libro precedente, quindi mi sembrava un gesto d'arroganza il fatto di ricandidarmi, ripresentarmi di nuovo dopo 6 anni. È vero che sono uno scrittore lento, non è che pubblico un libro ogni anno, però l'avevo vinto con il precedente, mi sembrava, non lo so, una questione di karma, avrebbero detto da qualche altra parte. No, c'era una cosa che volevo dire rispetto a quello che hai detto poco fa, appunto, questa incapacità di comprendere. Non so perché c'è questo eco assurdo mentre parlo. No, dicevo, un problema che mi pongo, no, da insegnante, c'è un punto nel libro dove scrivi: eravamo un tutt'uno indistinguibile con l'istinto di prevaricazione. Chi poteva recidere il legame era compito dell'educazione e della cultura, ma cultura ed educazione di per sé non erano affatto il contrario della violenza. Questo mi ha colpito perché è una domanda che spesso mi faccio, appunto come insegnante, come educatrice, no? Pare molto spesso che anche la cultura non sia uno schermo sufficiente rispetto a certe derive, no? E questo un po' mi mette in crisi, devo essere sincera, insomma. Però, Lorenzo, dire cultura non significa niente, perché ci sono tanti tipi di cultura. Anche la cultura, anche quella colonialista era una cultura. Certo. Esiste una cultura del dominio, esiste una cultura, cioè non è che la cultura è buona di per sé. I nazisti ascoltavano Chopin, povero Chopin, però voglio dire, non è che questa cosa li ha salvati dal fatto di essere nazisti, ma al di là di questo, invece, insomma, al di là del povero Chopin, però dipende, cioè, non, dal tipo di cultura, cioè, non sono le nozioni, non è, no, pensa che ne so, ma la stessa scuola, no? Sulla scuola, per esempio, no? Senza parlare di attualità, senza infognarci nelle polemiche contemporanee, eccetera, eccetera, ma pensa soltanto a Don Milani, no? A Don Lorenzo Milani, per cui c'erano due tipi di scuola: c'era una scuola inclusiva, che era una scuola appunto che cercava in qualche modo di essere utile a tutti quanti, e c'era una scuola di classe che privilegiava le classi, come dire, più fortunate e quelle più abbienti rispetto agli altri. No, Don Milani, per esempio, si lamentava, protestava per il fatto che cosa significa partire tutti quanti, avere tutti quanti la stessa possibilità. Lui diceva: non c'è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra diseguali. Questo è un concetto, perché la scuola che lui contestava faceva parti uguali di diseguali, quindi non partivano tutti quanti dallo stesso punto, e soprattutto non avevano tutti quanti la stessa possibilità, la scuola non dava a tutti quanti la stessa possibilità, alcuni li faceva andare più avanti, ad altri li faceva rimanere più indietro. Quindi che tipo di scuola era quella rispetto a un altro tipo di scuola? Fino a qua, al secolo scorso, c'era una cultura che prevedeva che l'accesso alla cultura fosse, quella era a sua volta una cultura dell'esclusione, che l'accesso alla cultura fosse qualcosa ad appannaggio soltanto di determinate classi sociali. C'è un libro molto bello che si chiama Il Posto, di una scrittrice francese che si chiama Annie Ernaux, che racconta quello che è successo in Francia, ma anche in Italia nel secolo scorso, cioè che nell'arco di 20-30 anni molte persone, molti sottoproletari, contadini, eccetera, eccetera, sono diventati classe media. E lei a un certo punto, suo nonno, suo padre... Era un bottegaio, sì. Sì, suo padre, che a un certo punto, che viveva, che frequentava una scuola per bambini poveri, lei recupera il sussidiario, quello che un tempo di questi, che veniva dato a questi bambini, che era molto diverso rispetto a quello delle classi, delle scuole, invece per classi più abbienti. E le frasi che questi bambini dovevano ripetere sussidiario è: non c'è niente di più bello che accontentarsi, non c'è niente di più bello che la pazienza. Cioè, fondamentalmente, i libri per bambini e ragazzi appartenenti a classi subalterne erano libri che gli consigliavano di rimanere subalterni,
perché, non, perché l'emancipazione non era una cosa per loro. Ecco, questa è una cultura, ma non è una cultura, come dire, che è puntata verso il progresso, è una cultura che ancora di più divide il mondo fra, come dire, dominatori e dominati, fra padroni e schiavi, insomma, come tra prevaricatori e prevaricati, ecco, quello almeno. Quindi non tutte quante, cioè, la cultura di per sé è una parola sospetta, che dice non è buona di per sé, questo volevo dire. Lorenzo. Ok, innanzitutto buonasera. Volevo dire che durante la lettura del libro mi sono soffermato più e più volte, anzi mi sono immedesimato più e più volte più nei carnefici che nelle vittime, e questo di solito non mi era quasi mai capitato, ed è per questo che le voglio chiedere una domanda, tra l'altro semplicissima, proprio senza per nulla pesante, ecco. Quanto è distante il confine fra il bene e il male, non solo nel romanzo ma anche soprattutto anche nel mondo che ci circonda? Ah, bisogna vedere che cosa si intende per bene. Secondo me il confine fra male e normalità è sottilissimo, cioè nel senso che è sempre in agguato il male, ma non perché ci sia un diavolo tentatore, ma per altri motivi, cioè perché noi come razza, no, l'essere umano, la specie umana, per tantissimo tempo, per noi, nelle epoche antiche, nelle epoche passate, la violenza è stata una garanzia per la sopravvivenza della specie. Noi per sopravvivere dovevamo essere violenti con i nostri simili, dovevamo essere violenti con i predatori che ci attaccavano per sopravvivere, dovevamo essere violenti con le prede per, appunto, cibarci magari di loro per asservirle alle nostre necessità. Ora non viviamo più in quel periodo, per fortuna, almeno per quanto riguarda, cioè non abbiamo bisogno di esercitare la violenza fisica per sopravvivere, però ciò, il contesto nuovo in cui noi ci troviamo da qualche tempo è più veloce rispetto ai cambiamenti che anche semplicemente neurofisiologici che ci sono generazione dopo generazione, cioè noi abbiamo ancora una parte del cervello che è la parte rettile, la parte appunto che è più antica, che è anche la parte più violenta, è più appunto più primitiva, e quindi la parete che ci separa da quella parte lì è molto più sottile di quanto pensiamo. Pensiamo soltanto, faccio un esempio, come dire, pratico, no? Per dire quello che a livello teorico stavo provando a dire, a spiegare. Pensate alle volte che vi incazzate proprio, no? Le volte che ci incazziamo, ci sono queste discussioni, non ci dominiamo più, cioè, senza bisogno di passare le vie di fatto, senza passare le mazzate. Però quando uno proprio si arrabbia moltissimo, fatica a calmarsi, anche quando il motivo del litigio è scomparso, c'hai ancora, no, questa roba qua, cioè, proprio ti senti fisicamente, cambi quando ti arrabbi. Beh, quello ti fa capire quanto quella parte primitiva e violenta sia prossima a te, più vicina di quanto tu non voglia immaginare. Il bene è un'altra cosa proprio invece rispetto al male, secondo me. Cioè, questa è la normalità che può sprofondare poi in qualunque momento, se non stai attento, se non ti educhi abbastanza, nel male. Il bene è proprio l'opposto di questa cosa qua, cioè il bene disinteressato, il fatto che tu ti emancipi, quando ti emancipi, no, dalla... il bene è raro, cioè è raro non che è raro tra le persone, è raro proprio che noi riusciamo in qualche modo a consegnare, però ci succede nella vita qualche volta, ce ne accorgiamo, perché ci sentiamo liberati. Cioè quando facciamo una cosa giusta, cioè quando siamo... compiamo un gesto disinteressato, e però lo compiamo con un cuore puro, ogni tanto ci succede questa cosa qua, c'è anche un allineamento di pianeti favorevoli, questa cosa ci libera anziché incatenarci, e noi sentiamo proprio sentiamo questa gioia, questa felicità di essere vivi, almeno poche volte nella vita questa cosa capita, e quando ci capita la riconosciamo. Quindi diciamo che il bene è l'eccezione, anche il male, proprio quello che ti porta insomma a fare cose brutte, proprio che a creare dolore agli altri, anche quello diciamo che non è una cosa, è l'eccezione, e la normalità è la regola, insomma. È un po' una risposta banale, però insomma io credo che
che funzioni così. E cioè, tutta la vita dovrebbe essere un lavoro su se stessi per riuscire, insomma, a staccarsi dalle parti più violente. Il problema è che noi questa parte violenta poi certe volte non riguarda soltanto l'individuo, cioè la trasferiamo anche a strutture più complesse, la trasferiamo spesso alle strutture di potere, per esempio, dove non c'è più la violenza fisica, ma continua ad esserci la prevaricazione. Insomma, non è facile, non è mai stata facile la vita degli esseri umani, perché gli esseri umani sono coscienti della situazione in cui si trovano, cioè hanno consapevolezza, hanno sufficiente consapevolezza per saper distinguere il male dal bene, ma troppa poca consapevolezza per, insomma, capire, per conoscersi bene a fondo. E questo, in questo dislivello c'è buona parte della nostra sofferenza, della nostra difficoltà, però anche del nostro compito, della nostra missione, che in realtà credo che esista. Credo che abbiamo un compito, una missione. Giovanni, hai qualche altra cosa da chiedere? Dunque, in realtà sì, avrei una domanda che è un po' meno inerente al romanzo, però dato che comunque è un progetto per ragazzi, volevo sapere se ha qualche consiglio per noi studenti che affrontiamo la maturità, o comunque in generale per i ragazzi della mia generazione, della mia età, e magari se vuole può raccontare la sua esperienza con l'esame di maturità. Allora, Giovanni, ma consiglio per l'esame, dici? O consiglio, per affrontare anche la situazione e comunque rapportarsi alla vita che andremo a affrontare dopo l'esame, soprattutto, ad esempio, finendo in una città come Roma, per fare un esempio. Sì, allora, ragazzi, ma voi avete quest'anno l'esame, no? Sì. Due di loro sì. Giovanni, cavolo, proprio nell'anno del Covid devi fare l'esame tu. E vabbè, porca miseria. No, però forse, guarda, io la cosa che ti posso dire una cosa, ma io la cosa che vi auguro di più non è tanto di come prepararvi all'esame, ma la cosa che vi auguro di più, che auguro pure a me, è che voi fate l'esame e poi potete andare al mare o in campagna, dove volete voi, o fare una festa, perché vorrebbe dire che sta rottura di scatole, di palle del Covid, sta tragedia, la siamo portata, messa alle spalle. Quindi io mi preparai bene per l'esame di maturità. Devo dire che io sono uno che ha studiato pochino fino al terzo superiore, poi dal quarto in poi non so perché mi è presa proprio questa cosa, mi piaceva un casino a un certo punto studiare, perché io proprio sentivo, godevo quando a un certo punto padroneggiavo la materia, quella cosa lì era proprio bella, quella sensazione, che è una sensazione che non avevo provato durante i primi tre anni della scuola superiore, in quarto e in quinto, e poi all'università questa cosa qua invece poi mi sono messo, ed era bello, perché ti dava una sensazione, mi faceva sentire capace di fare qualcosa, che non fosse soltanto giocare a pallone e suonare la batteria, che pure erano due cose belle che facevo quando ero ragazzo. E io portai lettere, mi ricordo, e letteratura inglese, pur perché all'epoca si portavano due materie, e devo dire che l'ho vissi abbastanza bene quell'ultimo anno, e mi ricordo che appunto di l'esame, io poi abitavo a Bari, sono nato a Bari, e dopo l'esame andai al mare con quegli altri due o tre che quel giorno della mia classe erano andati al mare. Dopodiché devo dire che avevo le idee un po' confuse, non avevo proprio idea di cosa avrei fatto dopo. Avevo fatto poco orientamento rispetto a oggi, magari siete più informati, ma c'è anche internet, all'epoca io non ce l'avevo, ma mi ricordo che mi iscrissi a giurisprudenza, che fu una bella esperienza per me, studiare giurisprudenza, perché pur avendo fatto più lo scrittore, essendomi occupato di libri, però la giurisprudenza è tutto un castello, una casa fatta di linguaggio. Tutta la legge è lingua, tu togli una virgola, cambi una parola e cambia il senso della legge, quindi devi stare attento proprio all'analisi linguistica da quel punto di vista. Poi, se studi giurisprudenza ti accorgi veramente davvero dal punto di vista tecnico, perché quello che dicono sulla nostra Costituzione è vero, cioè che è una Costituzione pazzesca, è incredibilmente fatta bene,
rispetto appunto ad altre carte fondamentali. Per me il liceo fu però anche un'esperienza umana bellissima. L'università in realtà ho più studiato che fatto amicizie, anche se anche durante l'università ho incontrato 3-4 persone per me fondamentali con cui riesco ad essere ancora amico. Studiare a me devo dire che è servito, ragazzi. Lo so che sembra la solita cazzata che si dice, però questa cosa qua, cioè, proprio per questo, ecco, io all'università ho imparato a fare una cosa, meglio che al liceo, ad avere un po' di disciplina. Cioè, il fatto di essere capace, a un certo punto, di studiare 8 ore senza interruzioni. Io mi ricordo che tutta giurisprudenza, Giovanni, l'ho fatta così. Avevo un gatto che si chiamava Telma, un gatto grigio, e mi ricordo che, tipo, diritto privato, finta che questo è il muro, che io diritto privato, appunto, me lo studiavo, cioè così, e lanciavo la pallina al muro, e il gatto faceva avanti e indietro, e noi facevamo questa cosa qua per 8 ore, come due esauriti, io e il gatto, cioè il gatto che andava avanti e indietro, e io che studiavo diritto costituzionale. Però se una volta scoperto di essere capace di poter studiare 8, 9, 10 ore al giorno, per 20 giorni di seguito, per 30 giorni di seguito, per 40 giorni di seguito, poi quella stessa disciplina, che però non era solo disciplina, era anche dedizione, perché a un certo punto mi piaceva quello che facevo, e avevo anche una certa tenacia e continuità. Questa cosa qua, che mi rendo conto è un po' punitiva per uno che non ha ancora 20 anni o che li ha appena compiuti, però poi mi dava una cosa in cambio, cioè, ripeto, la consapevolezza che se quel tipo di mood io poi l'avessi applicato ad altre cose, che poteva essere lo studio del pianoforte, poteva essere lo studio del deltaplano, o che cavolo vuoi tu, qualunque cosa, è il metodo la cosa che conta. Allora, io, se posso darvi un consiglio, è proprio questo: imparate ad avere un metodo, e il metodo però ve lo dovete costruire voi. Cioè, io me lo sono costruito da me, cioè proprio questi intervalli, ognuno poi si trova il suo, ma un metodo dovete averlo. Potete utilizzare lo studio come pretesto, oppure potete utilizzare un'altra cosa. Io, come ti dicevo, suonavo la batteria, pure quella cosa lì per me è stata una buona palestra, perché uno strumento musicale ti devi impegnare per saperlo suonare. Infatti mi dispiace un casino che a scuola, dopo le scuole medie, non si faccia più Giovanni, musica. Giovanni suona, no? Se non mi sbaglio. Giovanni, sì, suona. Sono il basso. Ah, tu suoni il basso. Che fate? Che tipo di musica fate? Per ora niente, perché non suono con nessuno un paio d'anni ormai. Il Covid rende le cose ancora più complicate, immagino. Poi è proprio impossibile, però certo. Ma se dovessi dire della musica che mi piace fare, è un po' di tutto in realtà. Mi piace anche il rock anni 60 comunque, però da ascoltare un conto, suonare suono un po' di tutto. Basso e batteria sono le due cose che devono andare insieme, è la sezione ritmica, no, di un... È un'intesa, è bello, e sono proprio la base della forma canzone, no? La chitarra, insomma, può fare un po' quello che vuole, ma basso e batteria devono tenere la linea, quindi insomma capisci bene che cosa voglio dire quando dico, no, che bisogna... Poi ci sono anche i virtuosi del basso, c'è Flea, tutti questi qua, però la cosa difficile, cioè, c'è un gruppo, non so se lo conosci, si chiama Primus, dove c'è il bassista che è veramente un virtuosissimo del basso. Vattelo a cercare, però non so, in realtà la cosa difficile da trovare è un bassista che tiene la linea e che ti dà la base, appunto, ha una responsabilità, è come il portiere per quanto riguarda il calcio, so, devi tenere tutta quanta la difesa, basso e batteria. Appunto, avere, dicevo, peccato che non è, Giovanni suona, però poi il problema è che la musica non si insegna, non si continua a fare a scuola, e studiare uno strumento musicale appunto è una figata, perché tu, anche se non puoi suonare in gruppo, che invece sarebbe bello, e speriamo che la pandemia finisce presto e tu puoi tornare a farlo, però se non ti ci applichi sullo strumento, non riesci, insomma, a cavarci una linea ritmica dal basso, e quello è: imparate un metodo, fabbricatevi un metodo, e quella roba là vi servirà in qualunque contesto, secondo me. Enrico Matascera.
Allora, sì, buonasera. Io volevo chiederle, visto che oggi è il cosiddetto Dante Dì, volevo farle una domanda che in qualche modo è legata sia a Dante sia alla situazione descritta nel suo romanzo, che riguarda il tema del perdono, perché in classe ne avevamo una volta un po' discusso con la nostra professoressa. Allora, nella cristianità, quindi nella realtà di Dante, il perdono è fondamentale, è molto importante. Ma lei personalmente pensa che riuscirebbe a perdonare qualcuno qualora questo commettesse un atto grave barra gravissimo, come potrebbe essere appunto l'uccisione del proprio figlio? Bah, non credo, non lo so, per riuscire a fare una cosa del genere, secondo me, cioè, non è rispettoso dare una risposta teorica, secondo me, perché il perdono in quel caso, che pure sarebbe un gesto altissimo, secondo me non è frutto di una decisione che uno decide di perdonare, è frutto di un percorso che a un certo punto uno intraprende. Quindi davvero tu il percorso, non so se ne sarei capace. Sarebbe bello se io potessi, cioè se potessi, spero che non mi succeda mai una cosa del genere, perché anzi, cioè, può darsi anche che non si pone neanche la questione di perdonare, perché uno è talmente distrutto, piegato e devastato che, come dire, non è che non riesce a perdonare perché non è abbastanza buono, non riesce a perdonare perché non ha abbastanza neanche la forza di mettersi a fare questo percorso. Chi riesce a perdonare vuol dire che ha avuto la fortuna di avere entrambe le cose, cioè sia di non essere stato del tutto schiacciato dal dolore, e secondo me vanno rispettati quelli che vengono schiacciati dal dolore, e sia poi aver avuto in più la forza di fare un percorso che gli ha consentito di perdonare. Però una cosa la voglio dire: perdonare da soli è difficilissimo, e secondo me non è neanche umano. Per arrivare a perdonare, e quindi per arrivare, come dire, a non essere distrutto dal dolore e a intraprendere quel tipo di percorso, c'è bisogno degli altri. Cioè c'è bisogno che la comunità che sta intorno a chi viene colpito da una disgrazia gli si stringa intorno. Quindi io direi che la responsabilità di far sì che qualcuno che ha subito un danno così enorme possa perdonare il suo carnefice non è soltanto la sua responsabilità, è anche la responsabilità di tutti quelli che gli stanno intorno. Io volevo dire una cosa a questo proposito. C'è una figura di cui ho letto il libro e diverse interviste, di cui però poco si parla, che secondo me è un personaggio però significativo, importante, perché è un personaggio che mi ha colpito, e peraltro sono andata a scuriosare anche sul suo profilo Facebook, devo essere sincera, anche recentemente, che è il personaggio di Marta Gaia. No? Quindi volevo, insomma, anche un commento, un'interpretazione del ruolo di questa figura all'interno di questa storia, perché ci si concentra molto su Manuel e Marco Prato, ci si concentra su Luca Varani in quanto vittima, no? Però per esempio questa figura, personalmente è una figura che mi ha colpito molto, vedo che ancora da quello che scrive tuttora molto, molto provata e anche un po' risentita a volte, diciamo, per l'uso che di questa storia è stato fatto anche pubblicamente, in televisione per esempio, eccetera. Sì, insomma. Sì, lo so. Beh, quella è la cosa di Marta Gaia, a un certo punto ci è andata pure lei in televisione, questa è la cosa. Sì, questo è vero. Siamo anche contraddittori, no? È andata a chi l'ha visto, e poi a scrivere in continuazione sui social. Beh, Marta Gaia è una poverina, nel senso che ha subito un dolore molto forte, perché lei in poche ore hanno detto che il suo fidanzato era morto, che era morto di morte violenta, che era stato ammazzato in quel modo così, e che in più aveva una doppia vita, forse. Doppia vita di cui però in realtà Marta Gaia molto probabilmente si era resa conto, no? Cioè, il che l'ha messa ancora più in difficoltà. Cioè lei non sapeva e sapeva al tempo stesso, perché altrimenti alcune domande non gliele avrebbe fatte a Luca Varani mentre era in vita. Lei gli ha chiesto a un certo punto del libro, gli chiede se lui... No, si venderebbe. Quindi quante volte, no, noi subodoriamo qualcosa di chi ci sta accanto, ma preferiamo
non vederla. È veramente difficilissima come posizione, anche perché non è detto che noi abbiamo il diritto di sapere tutto delle persone che ci stanno accanto. E, per questo i rapporti di coppia sono complicati, non sono facili, insomma, da questo punto di vista. E quindi Marta Gaia è una persona che credo stia ancora, insomma, ci vorrà parecchio ancora, sta ancora elaborando quello che è successo. Certo. Chiara. Chiara è una mia collega, è una mia collega, però è una ex alunna anche, quindi in questo doppio ruolo, insomma, è bella questa cosa, cioè le ex alunne che diventano colleghe, sì. No? Cioè, quindi, vai. E è un piacere, tra l'altro, essere qui e essere qui questa sera, insomma, con i ragazzi, con Nicola La Gioia. E, ecco, dopo la domanda di Enrico, insomma, la mia è assolutamente banale, però ecco, volevo sapere che qual è il ruolo che gioca Roma come città? Cioè, mi sono fatta un'idea, cioè, in effetti Roma è come se fosse uno dei personaggi, insomma, ho sentito anche alcune sue interviste di questo, insomma, uno dei personaggi di questo libro. Però ecco, che ruolo ha questa città che è così diversa, così lontana dalla cartolina patinata, no? Che tanti conoscono. In realtà Roma, secondo me, non è mai stata tanto una cartolina patinata, no? Se uno vede, ma anche la sola Roma cinematografica, no? Dalla Roma neorealista che fece infuriare Andreotti, che diceva che i panni sporchi si dovevano lavare in casa, la Roma di Alberto Sordi, alla Roma, ma persino la Roma di Fellini, no? È la Roma deforme, certe volte, più che essere, no? Una Roma patinata. La Roma poi dipende da quale Roma di Fellini, quella di Roma è deforme. Quella della Dolce Vita è proprio cattiva, cioè, il film, cioè, la Dolce Vita è un film molto duro, forse il più duro che ha fatto Fellini insieme al Casanova. E beh, Roma è una di quelle città talmente eccessive, talmente complicate, talmente contraddittorie, da risultare anche molto affascinante. E da essere una città che produce in continuazione immaginario, no? Come Napoli, come Palermo, produce immaginario cinematografico, letterario a getto continuo, anche in un periodo come questo, che è indubbiamente un periodo di difficoltà e di decadenza rispetto a 30 anni fa. Poi prima o poi la città si risolleverà, perché poi Roma è morta ed è risorta tante volte, no? Queste città fanno così, vanno alti e bassi abbastanza vertiginosi. Però è una città davvero molto affascinante. Ovviamente nessuno ha l'interpretazione definitiva della città. Prima citavo Fellini, pensa a Fellini e Pasolini, due emigrati, diciamo così, dall'Emilia Romagna che arrivano a Roma, ma trovano due città diverse, no? Se tu prendi a Dolce Vita da una parte e a Cattone dall'altra, la città è la stessa, sono quasi contemporanei i due autori, ma sono due città poi poeticamente molto diverse, perché in ognuno tocca una corda particolare. Quindi, insomma, Roma è più grande di chi la racconta, più grande di me che la racconto. Io provo, come dire, a restituire il mio sentimento della città in questo periodo, che è un sentimento parziale, ma che può toccare le altre corde di qualcun altro che legge. Tra l'altro, ecco, c'è una cosa che mi ha colpito: il fatto che all'interno del romanzo c'è un racconto che di fatto potrebbe stare anche da solo, no? Che è la storia del turista olandese. Del turista olandese pedofilo, fra l'altro. No, va bene. Come si è incastrata quest'idea nell'idea più generale della storia? Ma presumo perché poi non è che l'autore c'ha l'interpretazione. Scusate, c'è un gatto che sta passando davanti. Siamo tutti gattari, guarda, io pure sono sì. No, dicevo, sì, quella vicenda là presumo perché poi non è che l'autore abbia l'interpretazione ultima e definitiva di quello che ha fatto, ogni libro è del lettore che lo legge. Mi serviva, credo, uno sguardo esterno sulla città, uno sguardo esterno che fosse anche uno sguardo predatorio e uno sguardo che si illudeva di prendere dalla città più di quanto la città non prendesse da lui, come succede alla fine. Quindi presumo che sia questo. Claudia. Sì, mi voglio un attimo impreparata. Ah sì, fatta entrare. Hai qualcosa da chiedere?
Ma io in realtà un'osservazione abbiamo fatto con le professoresse mentre ci confrontavamo, insomma, qualche giorno fa, insomma, rispetto un po' al motivo, appunto, ma questo è già stato toccato, perché insieme con la professoressa Martinozzi pensavamo, insomma, come per tutto il romanzo ci siamo, almeno io mi sono, ho sempre sperato nell'idea che poi alla fine in fondo ci sarebbe stata una sentenza psichiatrica che avrebbe detto, va bene, la persona in questione ha una problematica a livello psichiatrico e quindi mi do una motivazione, no? E invece poi quando sono arrivata in fondo che ho visto che comunque a questa persona sono stati dati 30 anni per senza nessuna, senza insomma alleviare questa pena, mi ha abbastanza sconvolta. Infatti, appunto, probabilmente una domanda sì che mi interessava. Perché pensavi che avrebbero fatto una perizia psichiatrica che l'avrebbe scagionato in questo senso? Sì, dice. Esatto. Io avevo proprio, cioè, in un certo senso sì, ci speravo, perché almeno avrei avuto una motivazione più o meno logica, per quanto logica possa essere, insomma. E invece alla fine non è arrivata. Per cui sì, è stato un po' alla fine è stato un po' sconvolgente, infatti. Sì, fino all'ultimo sono rimasta con il fiato sospeso, ecco. Beh, guarda, c'è da dire una cosa. Sì, Marco Manuel Foff è stato considerato capace di intendere o volere. Gli hanno fatto tutta una serie di analisi psichiatriche, eccetera, eccetera, che però hanno ribadito questa cosa qui. Io questo non ho, come dire, elementi, non sono un neuropsicologo, non sono un psichiatra, non so dare una risposta. Una cosa però so, cioè penso di poter dire abbastanza con certezza, cioè il carcere, per come è organizzato nel nostro paese, non fa bene a chi ci sta dentro, cioè nel senso che molto spesso ne escono peggiorati al carcere rispetto a come ne entrano, e in certi casi non ne escono proprio. Nel senso che pensa a Marco Prato, che si è suicidato in carcere. La gente non dovrebbe suicidarsi in carcere. Si è suicidato nonostante pochi giorni prima la psichiatra che l'aveva visitato aveva attestato che lui stava bene, non c'erano pericoli che compisse atti anticonservativi, e poi le cose sono andate come sono andate. Così come anche Manuel Foffo, io temo che non si renda conto in carcere bene di che cosa è successo. Anche qua dal dettato costituzionale, il carcere dovrebbe servire, oltre alla pena, anche oltre a scontare la pena, anche al reinserimento sociale di chi ci finisce dentro. Ma per reinserirti nella società, tu devi essere consapevole di quello che hai fatto, essere consapevole di aver compiuto un omicidio, di aver commesso un omicidio, non è facile, è un percorso molto doloroso, e il carcere dovrebbe aiutare a fartelo fare questo percorso doloroso. Invece Manuel in carcere viene semplicemente imbottito di psicofarmaci e se ne sta intontito tutto il giorno nella sua cella. Fra 20 e rotti anni, quando uscirà, chissà cosa sarà rimasto di lui. Quindi per questo, per esempio, considero molto importante quella parte del libro in cui si parla della giustizia retributiva, che dovrebbe affiancarsi alla giustizia ordinaria e che forse potrebbe aiutare i detenuti, gli imputati a mettere in atto questi processi di consapevolezza, che sono anche processi di liberazione, che fanno bene anche ai parenti delle vittime. Quindi insomma, del carcere penso questo. Se poi fosse davvero in grado di intendere o volere, questo non lo so. Tenete conto che per la legge, se io mi drogo o mi ubriaco e commetto un reato, ed è giusto che sia così, questa non è un'attenuante, perché io ho deciso di ridurmi in quella condizione, come loro hanno deciso liberamente di ridursi in quella condizione lì. Poi se meritasse 30 anni o più o meno, io davvero su questo non so rispondere, perché sono laureato in giurisprudenza, ma non sono un giurista, e quindi ho cercato soprattutto di andare a indagare il lato umano.
Dunque, noi ci avviamo alla conclusione perché resteremo ancora qui. Io volevo solo fare un'ultimissima osservazione, poi ci avviamo ai saluti generali. Ecco, volevo, io vado a leggere anche le dediche, no? Volevo appunto ricordare le persone a cui questo libro è dedicato. Uno perché è Alessandro Leogrande, no? Di cui io ho letto la Frontiera, ne ho anche parlato in una serie di presentazioni che abbiamo fatto per la Biblioteca Comunale qui a Piombino, che è un libro straordinario che dovrebbero leggere tutti i ragazzi, secondo me. E l'altro è Fabio Menga, che per l'appunto era un docente, insomma, quindi vorrei che tu li ricordassi, visto che hai dedicato questo libro, mi sembra una cosa significativa questo aspetto, insomma, questo dettaglio, diciamo, che tanto dettaglio non è. Sì, certo, c'è una doppia dedica nel libro, perché questo è un libro che ha a che fare con la morte, con il dialogo con dei fantasmi, e queste sono due persone che sono due miei amici che sono morti mentre stavo scrivendo il libro. Le persone molto care che sono morte mentre stavo scrivendo il libro, insomma, non mi era successo un doppio lutto di questo tipo mentre stavo scrivendo un libro. E Alessandro Leogrande era di Taranto, è morto a 40 anni per un infarto, o meglio per una malformazione al cuore che non sapeva di avere, che non avrebbe potuto sapere di avere perché avrebbe dovuto fare una biopsia, ma non avendo alcun sintomo era praticamente impossibile. È stato appunto uno scrittore, un grande meridionalista, un autore di bellissimi reportage, di libri reportage, di reportage narrativi, Uomini Caporali sul caporalato, La Frontiera, sulle migrazioni, cioè tutti i nodi importanti del tempo in cui viviamo. Lui veramente li aveva affrontati l'agenda in maniera, insomma, veramente incredibile. E Fabio Menga era un altro amico che avevo conosciuto a Bari quando frequentavo l'università, era un poeta. E poi è diventato un insegnante e insegnava a Montepulciano, un bravissimo insegnante, molto amato dai suoi studenti, che è morto di cancro a 43-44 anni, quindi una cosa tremenda. E quindi ho voluto dedicare il minimo che potessi fare. Poi li porto sempre nel cuore, però dedicargli un libro, insomma, mi ha dato motivo di orgoglio. Allora, eccoci tutti... Tutti qui, più o meno, mi sembra, cioè, siamo tutti online, quindi diciamo, con questa sorta di istantanea collettiva ci salutiamo e ringraziamo Nicola La Gioia, è stata veramente un piacere, è stata una bella chiacchierata. Sul serio, salutiamo il nostro pubblico e alla prossima, il prossimo appuntamento dei bibliomaniaci. Grazie. Volevo dire solo questo, il prossimo appuntamento di Liberiamo i Libri, insomma, di questo progetto sarà il 14 aprile con Loredana Lipperini, che presenterà con noi il suo romanzo Una notte si avvicina. Quindi il prossimo appuntamento a dopo Pasqua, il 14 aprile con Loredana, che salutiamo. Arrivederci. Ciao. A tutti. Grazie di nuovo, arrivederci. Arrivederci.